ha varcato i confini istituzionali della formale intitolazione, la cerimonia con la quale ieri pomeriggio a Baronissi è stata scoperta la targa che imprime al piazzale della caserma dei Carabinieri la memoria del luogotenente Mario Murano, scomparso l'8 novembre dello scorso anno all'età di 59 anni dopo una grave malattia. Tutti gli interventi che hanno preceduto lo scoprimento della targa e la deposizione di una corona ai caduti hanno evidenziato la stima e l'affetto verso il comandante arruolatosi nell'arma nel 1981. Di lui sono state ricordate dal sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, dal comandante provinciale Trombetti, le attitudini operative, le numerose operazioni in servizio, ma soprattutto coraggio, abnegazione e disponibilità. Murano è stato il comandante della stazione di Baronissi dal 2007 al 2021. Le massime autorità civili e religiose hanno partecipato alla cerimonia, tra le quali il prefetto Francesco Russo, il questore Conticchio, il comandante della Capitaneria da Conto, alla presenza della moglie Elena Guarino, pubblico ministero presso la Procura di Salerno e alla presenza dei due figli. Il riconoscimento al luogotenente Murano per il comandante della Legione Carabinieri Campania e per il comandante provinciale dell'Arma è stata anche l'occasione per ribadire l'importanza che i comandanti di stazione hanno nel costruire legami con il territorio e con i cittadini. C'è stata una comune visione di intenti da subito e abbiamo condiviso il valore del luogotenente Murano. Da ambo le parti ne abbiamo anche in passato apprezzato le sue qualità ed è stato un gesto spontaneo per noi proporre ai nostri comandi superiori l'intitolazione di questo piazzale della caserma e l'amministrazione sposare tutta quanta questa iniziativa, venirci incontro e fare le cose insieme. E questo è un po', diciamo, il risultato di un impegno concreto dell'Arma attraverso i suoi comandanti di stazione e del luogotenente Murano, che ha lasciato un segno in questo territorio che attraverso questa targa vogliamo ricordare per sempre. Il riconoscimento è per il luogotenente Murano, che io conobbi per la fama che lasciò a Pomigliano d'Arco quando lasciò la sua stazione nel 2007 e devo dire riuscì a coniugare, cosa non facile per la maggior parte di noi, una grande competenza e la stima e la riconoscenza dei propri militari, sono le cifre distintive di un buon comandante, e l'apprezzamento della gente che era venuta in contatto con lui in quel grande paese della provincia nord di Napoli. Murano tra l'altro ha comandato stazioni sin dal 90, quindi un'esperienza trentennale, e evidentemente le ha comandate davvero molto bene. Se oggi lo ricorda tutta la cittadinanza, che ha avuto l'onore, il piacere e anche la sicurezza di averlo come comandante di stazione per quasi 15 anni. Quindi in primis è lui che vogliamo celebrare, e con lui tutti i comandanti di stazione, quelli veramente bravi, veri, che oltre a incarnare la figura dell'Arma, rappresentare l'Arma nella provincia, sono quelli che sono il riferimento per noi, che ci avvaliamo della loro collaborazione, dei militari che da loro dipendono, che hanno al comandante di stazione la misura di tutta la loro giornata lavorativa, la soluzione a tutti i loro problemi, e poi soprattutto della gente che al comandante di stazione si rivolge quando ha necessità.